Non si attenua la solidarietà sarda verso il popolo ucraino. Domani dovrebbero rientrare due missioni umanitarie e porteranno sull'isola una cinquantina di profughi. Sentiamo la storia da Antonia Moro. Il sistema di accoglienza funziona con una sistemazione naturalmente dei profughi in emergenza, vengono sottoposti agli accertamenti sanitari e si fa anche una prima identificazione attraverso l'opera delle forze dell'ordine. Accogliere si può, ci sono però delle regole. Il sistema di accoglienza dei profughi, che fa capo alla prefettura, prevede una serie di adempimenti burocratici che impediscono la regolarizzazione in tempo reale degli stranieri che fuggono dalle guerre. Ma l'Europa si è mossa velocemente per cambiarlo. È la prima volta che succede. Si chiama protezione temporanea. Si tratta di una protezione che viene accordata, che evita di fare tutti quei passaggi burocratici che normalmente sono invece richiesti, offre loro status di rifugiati e poi dà la possibilità a noi anche di concentrarci su tutti gli altri aspetti necessari, che sono quelli principalmente dell'accoglienza. Alla missione dell'Associazione Nazionale Azione Sociale si sono uniti tanti volontari dall'isola. Giulia è una di loro. Sta riportando in Italia dal confine polacco con l'Ucraina 23 persone, 11 donne e 12 minori. Siamo quasi a Bologna, direzione Livorno, dove abbiamo già contattato la farmacia che ci sta aspettando per fare i tamponi e poter imbarcarci. Atterrerà a Cagliari domani mattina con un volo dell'Aeronautica Militare la missione dell'Unione Interparlamentare, al momento ferma a Bucarest, in Romania, dalla giornata di ieri. Sono 40 le persone che arriveranno a Elmas. Una decina si sono unite strada facendo a questa missione. Finora sono 350.000 i profughi ucraini in Romania. Grazie anche alla collaborazione con il Ministero dell'Interno rumeno che ci ha facilitato molto l'operazione. Anche oggi abbiamo raccolto altri profughi da Galați, dalla frontiera rumena e ucraina, e li abbiamo raccolti, adesso sono tutti quanti in un campo, un hub di raccolta e ci stiamo preparando per la partenza.